Lucas Casella torna su un argomento che, qualche mese fa, diede adito ad un acceso dibattito. L'illusionista non ha mentito. Una storia d'amore segreta, ignota al pubblico italiano ed emersa solo qualche mese fa. Lucas Casella racconta la passione sfrenata per la beniamina di Canale 5, l'anima di un format molto caro ai telespettatori Mediaset. Nonostante la diretta interessata abbia tentato di sviare l'argomento, l'illusionista sembra deciso a rivendicare i momenti di spensieratezza vissuti insieme. L'illusionista e Marilyn Monroe. Al tramonto dell'ultima edizione di Uomini e Donne, Maria De Filippi rese la sua pupilla protagonista di un giallo inestricabile. La conduttrice, reduce dalla lettura di una curiosa intervista rilasciata da Lucas Casella, chiese alla nota Vamp spiegazioni. Rimase interdetta quando, di fronte al riserbo e all'inaspettata timidezza di Tina Cipollari, si rise conto che forse non si trovava davanti ad una fake news, bensì ad un scoop piccante in piena regola. L'illusionista sostenne con fervente convinzione che, anni or sono, il suo sguardo rimase ammaliato dalla bellezza di una giovane fanciulla, divenuta sua amante per una fugace estate romantica. Quella ragazza era niente di meno che Tina Cipollari. Era sensuale come Marilyn Monroe, raccontò l'ex concorrente del Grande Fratello VIP. A quel punto, Maria De Filippi non poté fare altro che invitarlo in puntata, in modo da assistere ad un confronto vis-à-vis. Con la sorpresa di tutti, l'opinionista romana sempre indomita divenne tutta d'un tratto docile e schiva. Non negò la versione di Casella, sostenne semplicemente di non ricordarsi di aver vissuto con lui una passionale ed intensa love story. Io ero già famoso e lei si avvicinò per salutarmi, ha ribadito l'illusionista, il quale ultimamente è tornato sull'argomento, ricordo una ragazza di una bellezza straordinaria. Lei non ha mai smentito, sostiene di non ricordare ed io la rispetto. Secondo il suo racconto, la frequentazione sarebbe durata circa un anno, tra il corteggiamento, i momenti vissuti insieme ed infine la rottura. Forse ho esagerato nel raccontare i dettagli, ma non potevo non ricordare quei bellissimi momenti, ha quindi concluso Casella. Lucas ha rivendicato nuovamente la veridicità della sua narrazione, approfittando della poca chiarezza di Tina ed utilizzando tale ambiguità come scudo. Per il momento l'opinionista romana non si è espressa, se non durante l'indimenticabile puntata di Uomini e Donne, durante la quale ha ammesso di essere in buoni rapporti con l'illusionista e di aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme a lui. Tuttavia, in merito alle fantomatiche notti di passioni, rimane un arcano mistero.